Abbiamo vinto una cena, vero? Sì, sì. Adesso per cambiare commissario. No, buonasera a tutti. Buongiorno a tutti, ringraziamo Luca Beatrice che ha aderito con entusiasmo alla nostra proposta di moderare questo incontro in stampa che riguarda il film Venuto al Mondo, che fin dal titolo tradisce il rapporto strettissimo naturalmente tra cinema e letteratura. Salutiamo Antonella Parigi, direttore del Cerchio degli Autori, così come Luca Beatrice ne è presidente. Il rapporto stretto tra cinema e letteratura si ripeterà stasera in occasione dell'anteprima al Reposi, che vedrà ospiti del mondo del cinema e ospiti del mondo dei libri. La parola scritta di Margaret Mazzantini è una parola molto educativa, è una parola carica di immagini. Per cui è un grande privilegio per chi volesse fare un film andare a disotterrare appunto le immagini che ci sono, nascoste dietro quelle parole che Margaret ha scritto. La cosa straordinaria che ho imparato facendo il film è che non è detto che alla parola tavolo corrisponda l'immagine di un tavolo, magari corrisponde la immagine della mano di un bambino. Questo è straordinario. In realtà è stato un viaggio talmente lungo questo romanzo, e poi il film deve essere come credo che poi uno scrittore non sa mai da dove esattamente parte, no? Qual è il suo psico, qual è potenzialmente l'intimo, qual è la voragine, cosa sempre intorno a quello di nuovo, appunto no, una mancanza, qualche cosa che tutti i miei personaggi poi hanno, una sconnessione, qualche cosa perché quello che poi alla fine. Sono le mancanze quelle che ci spingono a cercare, il caso di Gemma, lei è una mancanza proprio fisica, non riesce ad avere figli, ma insomma sono le imperfezioni che ci rendono poi alla fine profondamente umani. Quindi credo che siano entrate in questo film tantissime cose. È vero che un personaggio contraddica se stesso, il Vasca non è l'icona della donna bosniaca che ha subito una violenza, in realtà è una ragazza di quegli anni, una ragazza ascolta Nirvana, una ragazza che ha dei sogni, tutti hanno dei sogni. La cosa bella è che questa storia comincia proprio nell'84 quando si accende la fiamma olimpica e c'è questo mondo intorno olivio, bianco, di neve, di questo piccolo paese che si affaccia in Europa per la prima volta e questi giovani un po' folli, un po' farneticanti, perché poi li ho pensati così, un po' perché come dire c'è un certo umorismo balcanico, c'è un certo spirito, c'è un certo mondo che conoscevo molto e che comunque volevo da qualche parte stanare, perché sempre di stanare si tratta.